Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita giocata pochi giorni fa in Ungheria, in occasione di un torneo chiuso valido per norma di maestro internazionale. Con il bianco abbiamo un giocatore abbastanza giovane, titolato il maestro internazionale Bory Marcel, e con il nero il candidato maestro Tangsa Tamas. Ok, qualcuno già avrà notato che, beh, se il bianco è già maestro internazionale, perché sta giocando un torneo per conseguire il titolo di maestro internazionale? Ok, dal punto di vista regolamentare, per ottenere il titolo di maestro internazionale bisogna giocare contro dei giocatori titolati. Quindi questo è il motivo per cui il bianco stia giocando questo torneo. Vediamo un po' com'è andata la partita. La partita inizia in questo modo: D4 cavallo F6 e su C4 il nero decide di giocare D6. D6 è un'apertura, cioè questa qui è una sequenza di mosse molto strana, molto furba, perché a volte contro una mossa semplice come cavallo C3, quindi siamo nel pieno di uno sviluppo classico da parte del bianco, il nero potrebbe aver riservato una mossa come E5. Per chi inizia a giocare questa mossa, diciamo che è una mossa strana, qualcuno probabilmente la potrebbe anche definire una mossa orribile da guardare, perché dopo il cambio del bianco il nero riprende, quindi il bianco ha la possibilità di cambiare le donne obbligando il avversario a restare con il re al centro della scacchiera. E qualcuno potrebbe dire: beh, qui il bianco è in vantaggio perché il nero non può più arroccare. Attenzione, questa non è una posizione facile da giocare né per il bianco né per il nero, però è una posizione che, se il nero gioca bene, il nero non ha assolutamente alcuna difficoltà nel continuarla. È vero che il re resta al centro, però è molto difficile per il bianco riuscire ad attaccarlo. Faccio qualche mossa, vi mostro anche un errore tipico del bianco, perché il bianco dice: ok, adesso conquisterò il centro, riuscirò facilmente a portare un pedone in avanti. Attenzione, questa qui è una mossa che sembra tanto bella, quanto poi più avanti si rivelerà brutta. La spinta in E4 è una mossa che indebolisce questa casa. La casa D4 adesso è un obiettivo per il nero, l'obiettivo di occupare quella casa che nel giro di qualche mossa potrebbe essere occupata facilmente da un pezzo leggero, in particolar modo un cavallo o un alfiere che occuperà quella casa. Ok, la partita non è andata così, ma per evitare mosse del genere, il bianco ha la possibilità di evitare questa spinta in E5, che comunque sia una mossa noiosa, perché poi si potrebbe entrare in un finale dove il bianco magari non vuole entrare, giocando cavallo F3. Su cavallo F3 G6, e quindi qui siamo già nel pieno della variante est indiana. Siamo nel pieno della variante est indiana perché il nero si è sbilanciato giocando D6. Qualora non avesse mosso il pedone D6, magari qui potrebbe proporre D5, allora poi saremmo nel pieno di un'altra variante. G3 per il bianco, alfiere G7, alfiere G2, arrocco, arrocco. Quindi adesso consideriamo questa come posizione principale, come posizione raggiunta in cui il bianco deve semplicemente impostare la sua strategia contro la difesa estindiana. Per giocare una posizione del genere cerchiamo di individuare dei consigli pratici che saranno sempre validi. Il primo che mi viene in mente è questo: il bianco ha un alfiere in fianchetto, quindi il suo obiettivo è cercare di controllare le case bianche, in particolar modo questa diagonale lunga che chiaramente attraversa tutta la scacchiera. Se il bianco durante il corso della partita riuscirà ad aumentare il controllo di questa diagonale, vuol dire che il bianco avrà giocato bene. Cosa dovrà fare il nero? Solitamente l'alfiere in fianchetto comanda il gioco. Se hai un alfiere in case bianche in fianchetto, giocherò sulle case bianche. D'altra parte, il nero cercherà di fare lo stesso sulle case nere, e quindi il nero spesso cerca di giocare C5 oppure cerca di giocare E5. E5 è chiaramente più impegnativa perché chiude all'istante la diagonale nera. La partita prosegue così: cavallo D7, che è chiaramente una mossa elastica perché ancora non vuole far capire al bianco cosa voglia fare. Il bianco forse deve aspettarsi C5, forse deve aspettarsi 5. La partita prosegue: cavallo C3, E5 sulla scacchiera, e adesso il bianco decide anche lui di portare un pedone al centro. Come vedete, queste due mosse, queste due spinte di pedone sono un po' in contrasto con quanto dicevo prima, perché prima dicevo è importante giocare sulla diagonale lunga del bianco e sulla diagonale lunga del nero, però effettivamente entrambi i giocatori hanno messo un pedone
lungo quella diagonale, quindi chiaramente i due alfieri adesso sono più limitati. Qual è l'idea? L'idea è mettere per adesso, perché poi comunque il piano sarà sempre lo stesso, cercare di giocare su quella diagonale, quindi metto da parte quell'idea, ma in compenso cerco di avere un maggiore spazio al centro. La partita prosegue, pedone per d4 è una mossa logica perché il nero subito si sbilancia, voglio controllare quella diagonale, effettivamente ci riesco, e torre 8 è la mossa giocata. A questo punto h3 è una mossa logica perché questo cavallo fastidiosamente, non so se si può dire, comunque questo cavallo in modo molto fastidioso vuole saltare in g4 e da lì saltare in e5. Ancora non è possibile, però quando muoveremo il cavallo da d7 abbiamo sempre questi salti noiosi, fastidiosi. In G4, quindi H3 previene questa idea. A6 sulla scacchiera, alfiere 3, e adesso si capisce anche perché il bianco non era tanto d'accordo nel far saltare questo cavallo avversario in G4. Quindi su alfiere 3 chiaramente non subirà un cavallo che va in G4. A cosa serve A6? A6 è la tipica mossa che uno la guarda e dice: beh, che sta facendo il mio avversario? Non sto capendo cosa accade all'interno della scacchiera, non so bene cosa voglia fare, posso intuire che voglia fare b5. Però magari facesse b5, perché se noi siamo qui col bianco, giochiamo cavallo c6 e vinciamo all'istante perché la donna è in trappola. A6 vuole evitare che un cavallo bianco salti in b5 e sì, vuole anche cercare di realizzare questa spinta, ma questa spinta bisogna prepararla e quindi torre b8 cerca di preparare questa spinta. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E B3 per il bianco e anche adesso purtroppo per il bianco, per il nero, purtroppo per il nero B5 non è ancora realizzabile per lo stesso tema tattico di prima. Cavallo C6, matto la donna, vantaggio materiale, posizione vinta. E allora il nero prosegue con C5, mando via il cavallo e a questo punto, dato che quando sposto il cavallo il pedone D6, pedone che regge un po' la struttura pedonale del nero, direi anche che regge un po' la baracca. Cade il pedone D6, cadrà C5 e crolla immediatamente la posizione del nero. Deve essere difeso, alfiere F8 va in difesa. A questo punto, quindi, la partita continua. A4 per limitare B5, H6 giocata da parte del nero e come vediamo il bianco è pronto a portare i pezzi in avanti. Si può intuire che un pedone in C4 con il pedone in E4 siano già pronti per sostenere un cavallo che vada in D5. Il nero da parte sua probabilmente, anzi sicuramente ha sbagliato qualcosa perché è rimasto abbastanza indietro nello sviluppo con tutti i pezzi vincolati tra loro. E a questo punto donna D2 crea minacce immediate. Donna D2 voglio mangiare un pedone, re H7. Lo difende e dopo torre D1, come vedete, il bianco migliora leggermente la sua posizione. Tutto contro quel pedone arretrato, tutto contro il pedone D. Abbiamo sempre questo salto in D5 possibile. E vi dico anche che il salto in D5 cercheremo di realizzarlo soltanto quando poi il bianco sarà in grado di catturare il pezzo. Per quale motivo? Semplicemente perché il pedone D6 è il pedone arretrato che cercheremo di prendere di mira durante il corso della nostra partita. A questo punto cavallo E5 sulla scacchiera e il fatto di aver coordinato due pezzi pesanti sulla colonna D permette una mossa che ottiene un vantaggio. In questo momento il bianco muove e ottiene un vantaggio sfruttando la semplice inchiodatura che si è creata. Il nero da parte sua gioca donna 5 guadagna un tempo sull'alfiere, ma il bianco era pronto a creare un tema tattico è abbastanza tipico di queste posizioni. Allora, ci sono tante aperture in cui il nero gioca la mossa come donna 5 perché vuole un po' di controgioco sulle case nere e il tema tattico è esattamente quello che vi mostro. Quindi la condizione è una donna in A5, una donna in D2, quindi indirettamente la donna del bianco guarda la donna del nero e il tema tattico è cercare di rimuovere il cavallo per mettere le due donne a confronto con la spiacevole mossa, spiacevole controgioco, anche in caso di cambio di donne, ho sempre queste intermedie con il cavallo che salta, dando scacco. Questo mi permette, in questa posizione, tra l'altro, di guadagnare anche la torre con scacco. Il re si dovrà spostare, se si sposta in G7 catturo la torre con scacco e chiaramente poi con calma catturerò anche la donna. La partita effettivamente va proprio così. Cavallo salta in D5, donna per alfiere, cavallo per F6 intermedia. E adesso dopo re H8, cavallo per torre, che
chiaramente qui il bianco in vantaggio materiale, ma il nero ci prova perché gioca alfiere per h3 sperando chiaramente in una cattura. Caso di cattura a cavallo f3 doppio, e il nero ha recuperato la posizione e lo svantaggio materiale. Ma il bianco è un giocatore esperto, il bianco chiaramente ogni volta che il vostro avversario farà qualche mossa strana, perché alfiere per h3 è una mossa strana, ogni volta che il vostro avversario farà una mossa strana bisogna cercare di chiedersi il perché, ed è molto facile poi arrivare alla risposta che questa è una minaccia in una. E allora il cavallo torna indietro, b5 sulla scacchiera, al nero non resta altro che complicare il gioco, ma abbiamo una torre di vantaggio, quindi tutte le semplificazioni vanno bene. Donna d5 propone il cambio delle donne, e dopo il cambio in realtà il nero si arrende. Ok, il nero probabilmente poteva anche abbandonare qualche mossa prima, ci ha provato, ha trovato questa idea tattica con alfiere per h3, ma alfiere per h3 è la tipica mossa che in una partita giocata su internet potrebbe funzionare, in una partita giocata dal vivo e ovviamente non funziona. Rivediamo insieme questa partita, quindi d6 sulla scacchiera, apertura estinghiana con variante di fianchetto in cui il nero cerca appunto di spingere o in c5 o in e5, e il bianco continua giocando in modo molto solido. Mossa importante per quanto riguarda la partita, questo dettaglio con h3, qui il più delle volte la teoria, perché chiaramente durante il corso della partita ci sono tante mosse possibili, la teoria dice ok, il nero deve portare un cavallo in c5 per far pressione su e4, questa è chiaramente la teoria. La partita è proseguita con a6, alfiere 3, torre b8, e come vi dicevo l'obiettivo del nero è cercare di fare b5, ma ogni volta che ci proverà ci sarà la controindicazione del bianco che saltando in c6 ottiene un vantaggio. Cavallo e 2 sulla scacchiera, alfiere f8, la partita prosegue finché è importante attaccare questo pedone h6, per quale motivo? Col senno di poi, come avete visto, il re in h7 crea un tema tattico che poi darà ragione al bianco. Infatti la partita prosegue in questo modo, dopo cavallo d5 diciamo è fatta, perché il bianco ottiene un vantaggio materiale, dopo il quale al nero non resterà altro che creare questo tentativo di tattica immediato. Ma alfiere per h3 di fatto è una minaccia in una, se io lo catturo perdo, semplicemente non lo catturo, propongo il cambio dei pezzi. Cambiati tutti i pezzi non resterà altro che concretizzare il mio vantaggio. Infatti qui il giocatore con il nero si rassegna, abbandona, vince il bianco, partita didatticamente molto valida, e spero che vi sia piaciuta. Come sempre vi rimando al link l'ICS, questa qui personalmente è la 65esima partita che commento per Matto Scacco, non le ho contate tutte ma semplicemente me lo indica l'ICS, perché ho dovuto creare un gruppo studio nuovo, perché dopo 64 capitoli l'ICS non permette di creare nuovi studi. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come sempre nella descrizione trovate i vari link dei social, il link al gruppo di ICS, seguiteci e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!